Ciao a tutti voi ragazzi, da Giuseppe e col sottocarcere. In questo video o tutorial vi volevo mostrare come realizzare un rullo per carteggiare e possiamo usarlo nel trapano a colonna. Tengo a precisare che tutti gli oggetti che io realizzo assieme a voi quotidianamente li utilizzo, quindi non li realizzo soltanto e poi li metto di lato, ma li realizzo perché ovviamente mi servono e li utilizzo. Questo rullo per carteggiare è molto utile per levigare un pezzo di legno sia lateralmente o frontalmente in modo più veloce possibile, molto più veloce naturalmente. Bene, ma bando alle ciance, andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo e come si realizza. Andiamo a vedere, ragazzi. Bene, come prima cosa da fare è scegliere un pezzo di tavola dove poter realizzare il nostro rullo per carteggiare. Altro passaggio è andare a scegliere una fresa per poter realizzare il nostro rullo. Naturalmente più grande sarà la fresa, più grande sarà il rullo. Andiamo a vedere di che dimensioni poter fare quello nostro. Questa qui. Scegliamo questa. Il suo adattatore, andiamo a montare sul trapano e andiamo a eseguire i primi fori. Bene, dopo aver forato la nostra tavola e aver realizzato questi cerchi, dobbiamo vedere quanti cerchi ci occorrono per realizzare il nostro rullo. Quindi dobbiamo solamente misurare le nostre ruote di legno alla carta vetrata che andremo a incollare successivamente. Quindi qui ne avevo realizzate soltanto 5, evidentemente serve anche il sesto, quindi andremo a realizzare una sesta ruota. Bene, la prossima cosa da fare, il prossimo passaggio è quello di, come potete vedere, dopo aver forato la nostra tavola, scusate, il cerchio nel bordo è frastagliato, cioè ci sono dei residui di taglio, quindi con un po' di carta vetrata andremo a levigarla e a toglierlo, in modo tale, facendo così, quando andremo a sovrapporli uno all'altro non ci sarà spessore, quindi non avremo aperture tra un disco e l'altro. Bene, finiamo di levigare quest'ultimo. Così. Bene, come possiamo vedere sono tutti ben compatti. Il prossimo passaggio sarà quello di andare a mettere un po' di colla su ogni dischetto. Bene, fatto questo, andiamo a bloccare in una morsa. Bene, un altro passaggio da fare, dopo aver aspettato che i nostri pezzi si sono asciugati, è andare a metterli al torno per andarli a pareggiare tutti quanti. Bene, una volta realizzato il nostro cilindro non resta altro che incollare la carta vetrata al nostro cilindro. Basta mettere un po' di colla così. Andremo a spalmare. Con l'aiuto di un elastico andremo a bloccare il tutto. Ecco qui. Non resta che aspettare che il nostro cilindro si asciughi, fissare
un bel perno al suo interno e il nostro rullo sarà pronto. Aspettiamo il suo aspettiamo che asciughi. Bene ragazzi, spero che questo progetto che vi ho mostrato venga utile a qualche altro come me. Naturalmente se cercate su internet un qualcosa di simile lo troverete sicuramente, che non è che è una mia invenzione, questo no. Però vi posso garantire che è molto utile, specialmente per chi fa spesso lavori di falegnameria. Del resto, come abbiamo visto, il procedimento è facilissimo, non basta altro che procurarsi una semplice tavola, un perno e qualche rondella. Effettuare i fori nel legno in base allo spessore della carta vetrata, come abbiamo detto poc'anzi, incollarli, rettificarli al tornio, o se non è del tornio lo potete puntare benissimo alla colonna stessa di trapano. E il gioco è fatto: incollare la carta vetrata e il nostro rullo per carteggiare è bello che è pronto. Bene, come dico ogni volta, continuate a seguirmi, sempre più numerosi al prossimo video, mi raccomando. E se volete sapere cosa mi inventerò, cosa parleremo, cosa sfascerò o di cosa si tratterà nel prossimo video, non dovete fare altro che seguirmi. Bene ragazzi, da Giuseppe e Poliziotto Garage, alla prossima. E mi raccomando, sempre più numerosi e sempre più numerosi a cliccare mi piace e lasciare un vostro commento, che è sempre ben gradito. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao!